Nell'ultimo consiglio provinciale ad Arezzo non si sarebbe rispettato il regolamento in merito ad una surroga. Per questo il gruppo consigliare del Partito Democratico ha presentato un esposto contro la presidente Silvia Chiassai. Ma sta succedendo che la provincia non è un feudo, è un'istituzione prevista dalla Costituzione, la Silvia Chiassai è la presidente pro tempore di questo ente, non una feudataria che insieme ai suoi magnifici sette, lei compresa, può pensare di fare tutto quello che vuole indipendentemente dai regolamenti, gli statuti e le normative. Quindi succede che sono stati a nostro avviso fatti degli atti illegittimi per quanto riguarda l'assenza del numero legale, una surroga, gli atti conseguenti rischiano di essere illegittimi con un danno anche grave per i cittadini e i consiglieri provinciali del centro-sinistra di opposizione hanno in virtù di questo fatto un esposto al prefetto al quale viene chiesto di ricostituire la legittimità dell'azione del Consiglio provinciale. Crediamo che quanto si è prodotto il 12 sia un fatto assolutamente grave. Se la cittadinanza volesse rendersi conto dei toni e della percezione che c'è dell'ente provincia da parte della Presidente, può anche scaricare le delibere che sono pubblicate sul sito, dove davvero sono chiari i toni e gli atteggiamenti. Auspichiamo che la Prefettura intervenga in tempi rapidi, altrimenti seguiremo altre strade, perché crediamo che davvero sia necessario riportare una normalità all'interno di un ente che, voglio ricordare, è un ente monocratico, perché la provincia è governata dalla Presidente senza un organo esecutivo che è la Giunta, ma l'unico organo di controllo e supporto al Presidente è quello del Consiglio, e quindi il ruolo dei consiglieri deve essere riconosciuto e soprattutto rispettato. Non vogliamo impedire il corretto svolgimento e l'agire amministrativo di un ente che ha una maggioranza ed è governato da una maggioranza. Detto questo, nel momento in cui si deve procedere ad una surroga e un gruppo consiliare, nonostante tutto, poi in questo momento è vero, effettivamente abbiamo un ruolo determinante, perché possiamo ricostituire o meno il plenum del Consiglio per procedere alle votazioni. Ecco, io credo che il rispetto di quello che sono le richieste, anche relativamente a un Consiglio che non è stato convocato in maniera corretta, perché a 3 giorni dal Consiglio noi non avevamo gli atti, come invece è previsto che sia in tempi ancora precedenti, quindi contestualmente alla presentazione dell'ordine del giorno. I toni che vengono rivolti sono davvero sempre assolutamente sopra le righe, con davvero assolutamente il non rispetto e la pretesa di una autarchia che nei fatti non c'è, e lo dimostra l'esposto che abbiamo fatto. Quindi io credo che poi, quando siamo a governare, pur con la consapevolezza che si hanno i numeri per governare, ci sono invece dei momenti in cui si deve di buon grado concertare e condividere le azioni anche con la minoranza, anche quando si tratta, soprattutto quando si tratta di azioni come la surroga di un consigliere, che assolutamente noi non ci rifiutiamo di fare, ma vogliamo assolutamente consentire in tempi rapidi, ma vogliamo consentirlo nelle regole, nel rispetto del ruolo di tutti.